invitati, vi do il benvenuto in questa sala per l'iniziativa di questa sera. I relatori, ci vedete sul palco, abbiamo Vittoria Giurini, costituzionalista, abbiamo Armando Spataro, magistrato, il professor Armando Gianduli, ci raggiungerà fra poco Monio Vandia, che è in leggerissimo ritardo, dovrebbe essere qui per le 1:15. La serata inizierà, sarà condotta, inizierà con un intervento introduttivo di Roberto Cenanti, presidente di Enti Milano, e sarà poi condotta da lui. Io devo fare il solito intervento che faccio in questi casi, come deputati milanesi sono invitati a firmare se non l'avete fatto. Fuori sono i banchetti, potrete firmare non soltanto per il tuo referendum sulla pessima legge elettorale in Italia e sulla scabrosa proposta di revisione costituzionale, anzi legge che è revisione costituzionale avanzata dal governo, ma potete firmare anche la petizione sull'acqua. So per certo che qui ci sono molti che hanno fatto la battaglia sull'acqua pubblica qualche anno fa e sono pronti a rifarlo anche adesso, e mi dicono che ci sono anche, c'è anche la possibilità di firmare per il referendum sullo sport. Quindi se non lo avete fatto, fatelo quando usciremo. L'altro richiamo che devo fare è che piano a darci una mano, perché a differenza del Presidente del Consiglio noi non abbiamo la possibilità di utilizzare la porta a porta se non su base volontaria. Non credo che riusciremo a fare porta a porta, però qualcosa di molto sì che dovremmo farlo. Questa sarà una battaglia politica molto interessante da condurre, probabilmente esaltante per certi versi, ma sicuramente stancante se la conosciamo un po'. Quindi, come dice il proverbio, più saremo meglio saremo, e quindi vi invito a prendere contatto con i comitati che stiamo costituendo, che cosa ha costituito, non soltanto con quello che opera a livello centrale di Milano, ma anche con i comitati che sono stati costituiti nelle 9 zone del decentramento milanese e con i comitati che sono stati costituiti per chi vuole venire da fuori di Milano a livello sovracomunale nelle aree omogenee della provincia e non solo. Abbiamo diversi comitati che in realtà sono nati negli ultimi mesi, alcuni sono a uno stato di approntamento diciamo più avanzato di altri si stanno costituendo in questi giorni, o si sono costituiti in questi giorni, però siamo pronti a una battaglia che sarà una battaglia, come sappiamo, molto pesante e molto lunga. Quindi prendete contatto con i comitati, firmate, fate firmare, diffondete quelle che sono le nostre ragioni. Io vedo che sta circolando adesso da parte del comitato del sì, stanno circolando le 10 ragioni per cui si dovrebbero sostenere sia la riforma della Costituzione, la revisione della Costituzione, sia la legge elettorale. Noi abbiamo probabilmente molto più di 10 buone ragioni per sostenere invece di no. E quindi il nostro problema è però quello di farle conoscere la maggior parte degli italiani, che convincerli ad andare a votare, e sappiamo tutti quanti molto bene che lo strumento del referendum è stato relativamente inflazionato. Una delle cose che abbiamo sentito ai primi banchetti che abbiamo fatto di raccolta firme è stata che c'è una certa sfiducia nei confronti dello strumento referendario. Quindi, oltre a sostenere quelle che sono le nostre ragioni sul merito, quello che dovrete cercare di dare è entusiasmo per questa battaglia, ma anche e soprattutto fiducia nel fatto che questo strumento, cioè quello del referendum, può essere uno strumento che può tornare ad essere uno strumento potentissimo nelle mani dei cittadini per far sentire la loro voce. Dulcis in fundo oppure veleno in cauda, come dicono gli antichi, cioè non so se in fondo metto il dolce o metto il veleno nella coda, perché ovviamente noi per condurre la campagna referendaria abbiamo bisogno di risorse economiche, volgarmente dette soldi, per cui invito non solo a firmare il banchetto, ma anche a lasciare qualche diretta per sostenere quella che è la nostra battaglia referendaria, che è quello che è la scorsa organizzativa di comunicare. Detto questo, io ringrazio sicuramente Nanti che ci ha dato da fare per organizzare questa serata, ringrazio la Terra del Lavoro per aver concesso questa sala e do subito la parola a Roberto Cenanti, Presidente di Nanti Milano. Grazie. Saluto da parte dell'Ambito Provinciale di Milano.
Il 2 giugno del 1946, di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario, rappresenta una data di estrema importanza per il nostro paese, segna l'avvento della Repubblica, frutto della lotta antifascista e della guerra di liberazione. È stata la conclusione coerente di una lotta che ha liberato l'Italia non solo dal fascismo, ma dalla monarchia, responsabile dell'avvento al potere del fascismo, delle leggi antisemite del 1938, dell'entrata in guerra dell'Italia e delle tragedie che hanno devastato il nostro paese. Fascismo e monarchia insieme avevano imposto la loro volontà al paese e insieme dovevano essere condannati. Stiamo ora vivendo, a distanza di 70 anni dal 2 giugno del 1946, una fase particolare del nostro paese, molto delicata, in cui persino un Savoia si è permesso giorni fa di offendere i partigiani e le loro associazioni con frasi inaccettabili. Questa è veramente una cosa vergognosa che si ha colpito a fondo i nostri sentimenti democratici. Il voto repubblicano del 2 giugno aveva dato la vittoria alla parte più avanzata dell'Italia, a quella parte che aveva assimilato lo spirito della Resistenza e che voleva una Repubblica di progresso, democratica, dove i lavoratori per primi fossero riconosciuto il grande ruolo che avevano svolto nella Resistenza con i grandi scioperi del marzo 43 e del marzo 44. E lo stesso giorno in cui gli italiani scelsero la Repubblica, elessero i rappresentanti dell'Assemblea Costituente, eletti dagli uomini e dalle donne, che conquistarono il diritto, avevano conquistato il diritto di voto partecipando alla guerra di liberazione. Ed è alle donne che noi dobbiamo un'infinita gratitudine se abbiamo ottenuto la libertà. Dalla Resistenza, e la Resistenza è il fondamento storico dello Stato nel quale viviamo, della Repubblica, della democrazia in Italia. Ecco perché tutti noi, e Nanni in primo luogo, ritiene il suo compito fondamentale quello di difenderla contro i tentativi di stravolgere l'impatto come fondamentale. La tesi più volte ribadita, anche recentemente, che sta alla base del processo di revisione costituzionale, è che la nostra Costituzione non sia più adeguata allo spirito dei tempi e alla necessità di efficacia e rapidità delle decisioni che il sistema richiede. Tesi non lontana da quanto recentemente sostenuto in un documento della Banca Morgan, in cui vengono indicati i rimedi per la soluzione dei problemi europei. Uno Stato che funzioni come un'azienda, basta con la divisione dei poteri, con le costituzioni antifasciste, basta con le protezioni del lavoro. In un tempo più lontano, il cancelliere Willy Brandt suggeriva di correggere la democrazia osando più democrazia e promise metodi di governo più aperti ai bisogni di critica e informazione, più discussioni in Parlamento e una permanente concertazione con i gruppi rappresentativi del popolo. Una prima osservazione da avanzare, spesso dimenticata o rimossa, è che le revisioni costituzionali sarebbero varate da un Parlamento, sono state varate da un Parlamento di non eletti, ma di designati dai partiti, grazie ad una legge elettorale dichiarata incostituzionale. Credo che fino a questo sia un elemento importante. Ricordiamo inoltre che l'articolo 138, che disegna il percorso della revisione costituzionale, funziona per le riforme, diciamo così, medio-piccole e non prevede la modifica di oltre 40 articoli della Costituzione, così come contemplato nella legge di revisione approvata dal Parlamento. Una riforma costituzionale di grande peso, come quella che attiene all'eliminazione o trasformazione di una delle due Camere, non può essere neppure concepita per semplici ragioni di risparmio di spesa, come si dichiara addirittura nel titolo della legge di revisione. Il buon funzionamento delle istituzioni non è un problema di costi, bensì di equilibrio tra organi diversi e di potenziamento e non di demolimento delle rappresentanze elettive.
È opportuno infine ricordare che sulle riforme costituzionali la parola spetta in primis al Parlamento. Il governo dovrebbe esprimere un parere conclusivo su un progetto e non presentarlo alle Camere, proprio per la ragione essenziale che il problema dovrebbe essere sottratto al dominio della contingenza politica e delle scelte governative. Alla riforma del Senato, ridotto per mancanza di una vera identità e di significative funzioni, si aggiunge, come è stato detto, una legge elettorale che conferisce un eccessivo premio di maggioranza alla lista che ottiene il 40% dei voti e che prevede una platea con troppi nominati, contrariamente a quanto suggerito dalla Corte Costituzionale. L'intreccio tra la revisione costituzionale e l'Italicum, che prevede in caso di ballottaggio di assegnare il premio di maggioranza alla lista più votata, indipendentemente dalla percentuale di voti raggiunta, verrebbe a concentrare il potere sull'esecutivo, conferendo al presunto vincitore la possibilità di governare senza problemi. Una soluzione fortemente contrastata dall'ANPI, perché così facendo si ridurrebbero gli spazi di democrazia, si inciderebbe fortemente sulla rappresentanza dei cittadini, si sfiderebbe il ruolo di quel Senato che in molti paesi è addirittura la Camera più alta. I problemi che abbiamo di fronte sono difficili e complessi e richiedono impegno, rispetto dell'impalcatura costituzionale fondata sull'equilibrio dei tre poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, che sono la base della democrazia repubblicana, concezione questa ereditata dall'illuminismo francese e da Montesquieu. In questi anni si è assistito invece ad una sostanziale restrizione della libertà di discussione in Parlamento, ad una mortificazione del ruolo del potere legislativo, con il ricorso ai voti di fiducia, con la frequenza eccessiva dei decreti legge e delle leggi delegate. Altro che degenerazione del parlamentarismo. Stiamo assistendo ad una sempre più preponderante predominio dell'esecutivo sul legislativo e sul giudiziario, e questo è il problema che si profila con se passasse col referendum la revisione costituzionale e poi l'Italicum. C'è chi teorizza che se a ottobre vince il no, per le riforme è finita. Il termine riforma assume per noi una valenza positiva, che non può significare radicale modifica e stravolgimento della Costituzione. Su questo dobbiamo essere molto chiari. Bisogna certamente cambiare il Paese, ma per far questo non si può pensare, come si sostiene, di modernizzare la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. Il Paese lo si cambia attuando la Costituzione nei suoi principi. Cominciare dall'articolo 1 che recita: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Siamo chiamati ad una battaglia referendaria non facile, nella quale dovremo contrastare il richiamo alla necessità di tagliare la politica, in una situazione in cui il distacco dei cittadini dalla cosa pubblica per gli ormai quotidiani episodi di corruzione si va facendo sempre più preoccupante. L'ANPI ha deciso nella sua riunione del 21 gennaio 2016 di aderire al Comitato per il No alla riforma del Senato, alla revisione del Senato, e dar sì sui quesiti referendari per correggere la legge elettorale. Per questa premessa però che i comitati devono mantenere una caratterizzazione di difesa della Costituzione e non assumere una caratterizzazione partitico-politica. Recentemente è uscito un documento sottoscritto da 50 costituzionalisti nel quale si dice: siamo fortemente preoccupati per il fatto che il testo della riforma, ascritto ad una iniziativa del governo, si presenti come risultato raggiunto da una maggioranza prevalsa nel voto parlamentare
e di ora la sua approvazione referendaria sia presentata agli elettori come decisione determinante ai fini della permanenza o meno in carica di un governo. Va ribadito con forza che nella tornata referendaria è in discussione e in gioco non tanto il destino di un governo, ma il destino della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza e di quegli spazi di democrazia che saranno messi seriamente in discussione dal pericoloso intreccio tra legge elettorale e revisione costituzionale. Concludo con una frase di Oscar Luigi Scalfaro, che è stato il protagonista, era presidente del Comitato di Difesa della Costituzione, che ha respinto con il referendum del 2006 la controriforma di Berlusconi e delle destre. Oscar Luigi Scalfaro così scriveva a un giovane, al giovane direi questo: nella Costituzione ci sono le regole per vivere liberi, lavorando e lottando per la giustizia. Ci sono le regole per mantenere la pace al proprio interno e nei rapporti con gli altri popoli. In una parola, in questa Costituzione ci sono tutte le regole della democrazia. Studiala, amala, difendila. È questo il compito che noi dobbiamo assumerci. Grazie. Cosa voleva dire?
E voleva dire, ma che senso ha che un governo ci proponga come ultima spiaggia, proponga come ultima spiaggia di un governo ad un paese che non ha di fatto costituzione, una costituzione da approvare in blocco con il referendum, che il governo stesso ha fatto in forma autocratica, senza discuterla con nessun altro. Mi sorprende, devo dire, come è partita la campagna per il sì al referendum sulla riforma, perché i sostenitori di questa riforma non solo non tengono conto di questa osservazione di Bourdon di tanti anni fa, ma ripeto che questa è l'ultima spiaggia. L'abbiamo letto, ce l'ha suggerito dalle pagine di un grande quotidiano nazionale, addirittura un ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Questa riforma va approvata così com'è, anche se si ammette magari qualche difettuccio, perché l'Italia non può vivere senza la riforma della Costituzione. È un modo che denuncia anche una certa concezione della Costituzione che c'è dentro questa riforma e sulla quale ritornerò, ma è un modo sbagliato, è il solito, non c'è altra strada se non quella che indica chi detiene il potere e che il popolo deve approvare, così approvando anche il potere in sé, perché questo è il cesarismo. E vediamo perché questi toni così marcati da parte di chi in fondo ha già l'approvazione parlamentare dalla sua parte, dovrebbe essere tranquillo, perché sono così influenti? Forse sono influenti perché innanzitutto non hanno la coscienza tranquilla. Io su questa riforma voglio dirvi subito qual è il punto principale che mi porta ad essere non solo tra i 50 ma anche tra i sostenitori del comitato del no alla riforma. Questa riforma ha un piccolo difettuccio, non funziona, ha dentro almeno tre bachi tecnici che impediscono in realtà il corretto funzionamento della riforma, e li voglio dire proprio precisi perché mi pare che questo sia importante. Si dice superamento del bicameralismo paritario, non va bene che facciano tutto Camera e Senato, e quindi si riforma il Senato. Peccato che però non si sa intanto, e non mi pare una questioncella, come si forma il nuovo Senato. Allora qui nell'articolo 2 della riforma, che cambia l'articolo 57 della Costituzione, ci sono scritte due cose che non stanno insieme. I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti e tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Dopodiché però si dice anche che questi senatori sono eletti in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, cioè dei consigli regionali, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma, cioè la legge elettorale approvata dalle due Camere. Ma allora chi li elegge questi senatori?
li elegge il popolo o sono eletti in seno al consiglio regionale, che tra l'altro deve esprimersi anche sui sindaci, quindi è una cosa complicata. Non si sa. Tra l'altro, l'unica cosa che conferma poi la successiva norma transitoria e finale della riforma costituzionale è che in prima applicazione il Consiglio regionale voterà con metodo proporzionale su liste contrapposte per l'elezione dei senatori con la lista bloccata, non si sa il perché, e probabilmente è ormai un effetto, un riflesso condizionato il mettere la lista bloccata. Ma non si capisce questa conformità alla volontà del popolo, né come questa volontà del popolo possa tradursi, né infine che cosa succede se il popolo e i consigli regionali non sono d'accordo, perché questa evidenza può darsi, si blocca tutto. Ma ammesso e non concesso che questo Senato veda la luce, come funziona il bicameralismo non paritario? Allora io non la voglio fare tanto complicata, però ci saranno tre modi fondamentali di fare le leggi. Alcune leggi le approva solo la Camera, alcune le approva sia la Camera che il Senato, altre ancora le approva la Camera ma il Senato può chiedere alla Camera di ripensarci, poi è più complicato di così, perché come si distingue il caso in cui si vota in un modo o si vota in un altro, il Senato partecipa, non partecipa, partecipa in un modo anziché in un altro? Per materia, questo significa che su ogni legge si apre un contenzioso se il procedimento seguito sia quello esatto, e questo contenzioso, siccome i diversi modi di votare le leggi sono previsti direttamente dalla Costituzione, non può che finire alla Corte Costituzionale. Alla faccia della semplificazione, un Parlamento così. E infine il banco che forse può apparirvi più piccolo ma è il peggiore di tutti, questa forse gli è scappata, è proprio errore, c'è stata un po' una fretta eccessiva. In situazioni di crisi in cui la elezione del Presidente della Repubblica può essere difficoltosa, ogni riferimento ad eventi recenti, quelli che hanno portato all'elezione, alla seconda elezione del Presidente Napolitano, il primo Presidente ad essere eletto due volte nella Repubblica Italiana, in queste situazioni di crisi, proprio in questi, il Presidente della Repubblica, secondo l'articolo 21 della riforma, che cambia l'articolo 83 della Costituzione, non si sa il perché, ma questo è un'altra questione, può essere eletto dalla maggioranza dei tre quinti, dei votanti, quindi una maggioranza che può essere inferiore alla maggioranza assoluta. Questo non solo mette il Presidente della Repubblica nelle mani del governo e di una maggioranza parlamentare volatile, ma sconquassa il nostro equilibrio costituzionale, perché il Presidente della Repubblica nel nostro equilibrio costituzionale è un organo di garanzia che non ha responsabilità politica di fronte al Parlamento che lo elegge. E proprio per questo a nessuno mai è venuto in mente di usare prima di tutto la maggioranza dei votanti e non la maggioranza dei componenti del Parlamento. Per fortuna chi si fermano, perché se fossero arrivati alla magistratura
lunga, forse sarebbe successo anche di peggio. E quindi questa è una riforma, prima di tutto, che non sta in piedi. Io ho cercato anche di dirlo nel corso dei lavori ai costituzionalisti al servizio del governo. E oggi uno di questi mi ha detto: ma ti bastano questi pochi difetti per essere contro alla riforma? C'è dell'altro, naturalmente, e ora ci arrivo subito, ma questi piccoli difetti non mi sembrano tanto piccoli. Il punto è che qui c'è una concezione della Costituzione, senza capire la quale non si capisce questa riforma. Qui la Costituzione non è più una norma giuridica e quindi deve essere applicata, e prima di essere applicata deve essere applicata, cioè deve avere una logica nella sua calarsi nei fatti. Qui la Costituzione è un segnale politico, uso il linguaggio che non mi piace ma che è frequentemente usato da esponenti del governo e della maggioranza parlamentare. E allora è chiaro che la Costituzione può succedere di tutto, perché qual è l'anima poi di questa riforma? Superiamo i difetti, facciamo finta che ci possano non essere. In effetti, che il Parlamento non funzioni, perché avete visto che i difetti sono soprattutto lì, per questa riforma può essere anche un incidente della storia, perché qui la centralità assoluta è la centralità del governo. E questo spiega anche perché il Presidente della Repubblica possa essere eletto con una maggioranza che non gli assicura una posizione di terzietà rispetto alla maggioranza governativa. Lo si vede non solo da come si è trattato il Parlamento e il Presidente della Repubblica, ma anche da come si è trattato il governo. In un contesto nel quale uno dei problemi dell'Italia è che al Parlamento non resta più nulla da fare. Si dice il Parlamento non funziona, ma se il 90% delle leggi le fa il governo con i decreti legge e i decreti legislativi, di che cosa stiamo parlando? Ma non mi basta, c'è un rafforzamento del governo anche a riguardo della potestà legislativa. Si tengono il decreto legge, che è una delle cose più terribili che ci sono state nella prassi repubblicana, ma a questo si aggiunge la possibilità del governo anche di imporre al Parlamento di votare sulle leggi del governo a data fissa. Non gli bastava il decreto legge, c'è anche il bis nel caso in cui non bastasse. Si dice: ma il potere del governo nel decreto legge è temperato. Hanno messo dentro la nuova Costituzione quello che la Corte Costituzionale gli ha già detto che c'è già in quella esistente. Quindi non c'è nulla di nuovo quanto ai limiti del governo nell'ingerenza dell'attività legislativa e parlamentare. Ma non gli è bastato neanche questo. Cioè, hanno voluto mettere le mani anche sul titolo quinto, sulle e come ce le hanno messe? Ma la riforma qui fa una gran confusione, perché teoricamente separa le materie di competenza regionale e statale, ma attenzione, ci sono un sacco di materie in cui lo Stato ha come sua competenza esclusiva di stabilire le norme generali, poi il resto lo possono fare le regioni. Non si capisce, è un concetto nuovo, ne mancava un altro concetto da proporre all'interpretazione della Corte Costituzionale che si consoliderà tra una quindicina d'anni. Ma anche questo non gli è bastato, c'è il potere dello Stato, del legislatore statale, di intervenire quando si crede nelle materie di competenza regionale per assicurare l'unità giuridica ed economica
che non si sa cosa sia. Hanno messo questo per evitare l'unico nome che andava messo lì, l'eguaglianza dei diritti, no, perché questo è il vero problema del federalismo e anche del suo piccolo del regionalismo italiano in tutto. E notate bene anche qui quando si può intervenire con legge, può intervenire il Parlamento, perché non sono riusciti a dire che il Parlamento non può fare le leggi. Però questa legge qui, che interviene in competenze regionali, si può fare solo su proposta del governo, perché altrimenti si rimaneva. C'è quindi qualche cosa di più di una centralizzazione. C'è la richiesta di una cambiale in bianco, e questo è l'ultimo dei momenti in cui questa cambiale in bianco può e deve essere concessa al governo. Perché vedete, il nostro problema è la politica, ma il problema vero, che ovviamente una riforma costituzionale può aiutare, ma non risolvere, è quello del ritrarsi dei partiti. Quelli che erano stati partiti di massa, che agivano nella società per proporre dei progetti di trasformazione di questa società, ormai nella società non ci sono più. Non era mai accaduto che il partito di maggioranza relativa in questo paese si dimenticasse del tesseramento, no? E invece è accaduto anche questo, e sono eventi significativi della vita politica. I partiti diventano comitati elettorali al servizio dei loro finanziatori, che non possono che essere quelli che hanno più capacità finanziaria, ovviamente. Tutti uniti, no? Cioè sullo spettro del partito della nazione, ma rattrappiti, cioè la politica deve seguire altre strade. E chiedono al paese con questa riforma di togliere i vincoli e i contratti, di togliere le garanzie, compresa quella della posizione di terzietà del Presidente della Repubblica, e di mettere finalmente il Parlamento, che per la verità è già abbastanza prostrato, in condizione di non nuocere. Il problema della politica c'è tutto, ma non si può risolvere così. Il problema della riforma costituzionale c'è, e come? Sommessamente lo diciamo, la nostra Costituzione va aggiornata, non ci sono norme sull'ambiente, mancano norme esplicite sulla comunicazione di massa, le norme sulla famiglia vanno riviste e così via, non c'è una garanzia vera della concorrenza e della trasparenza dell'attività economica, mancano e si potrebbero aggiungere tante cose. Il nostro compito però primo è quello di costruire una politica che ci consenta almeno di parlare di queste cose, perché nessuno di noi parla di queste riforme della Costituzione, perché, sono sincero, abbiamo tutti paura a metterli in mano a voi, questa è la verità. Costituzionalista, ma un drammaturgo che in fondo ad uno dei suoi drammi didascalici ha fatto dire agli attori, il dramma era su un processo giudiziario, quindi su appunto le regole, quello che è usuale vi possa sorprendere. E qui c'è molto a cui la politica ci ha abituato, di cui sorprenderci pensando ad altri contesti e alla lotta per la Costituzione che veniva all'inizio ricordata.
nella regola riconoscete l'abuso e dove l'avete riconosciuto procurate rimedio. Quindi il rimedio primo è semplice, basta dire no a questa riforma e alla legge.